Grazie. Sono qui oggi presente come gli amici di San Donato, WWF, Vicente Grisaldo, erano presenti alcune settimane fa davanti alla Maura. Io partirei da cercare di dare una risposta a una domanda che una persona normale si pone: ma perché dover costruire un nuovo stadio visto che ce n'è già uno dove giocano i club? Allora, la cosa nasce 4 anni fa attraverso la legge stadi. Questa mefitica legge, che spero che venga azzerata il più presto possibile, prevede che se una società realizza a proprie spese un nuovo impianto, per rifarsi dell'investimento possa realizzare funzioni commerciali, terziarie, altro cemento, altri volumi, equivalenti più o meno a City Life. Quindi non stiamo parlando della necessità di un nuovo stadio, stiamo parlando di un'operazione di finanza immobiliare. Il fatto di avere questi diritti di costruire queste volumetrie ulteriori rispetto allo stadio è quello l'obiettivo. Non è nemmeno detto che i club lo realizzeranno il nuovo stadio. Diventa un pezzo di carta autorizzativo che vale milioni di euro e che può essere venduto dall'oggi a domani. Un altro elemento importante è che noi non sappiamo ancora chi sia il titolare effettivo della società finanziaria che controlla il Milan. Questo è un elemento grave da un punto di vista di politica amministrativa. Il sindaco di Milano, il sindaco di San Donato, i sindaci degli altri comuni che sono coinvolti in questa sorta di risico immobiliare che ha sostituito la pianificazione urbanistica, hanno come controparte non si sa chi. Questo è un elemento rilevante da un punto di vista di legge e di tutela dell'interesse pubblico. Non sai con chi stai parlando, non sai chi è il vero proprietario, il vero titolare. Ci sono giochi finanziari che coinvolgono paradisi fiscali e ancora adesso noi come Comune di Milano stiamo aspettando di sapere chi sia il titolare effettivo del Milan. La cosa grave che sta portando tutta questa gente a mobilitarsi e che anche a Milano sta portando una mobilitazione straordinaria, io credo che sia questa, e questo è importantissimo, quindi la presenza e la partecipazione. Rispetto ad altre operazioni urbanistiche, il riuso di un'area dismessa, la riqualificazione degli scali, eccetera, la trasformazione della città dove esiste già territorio urbanizzato, qui stiamo parlando di un consumo netto di suolo. E stiamo parlando e stiamo vedendo purtroppo una subordinazione, lo dico ahimè, assolutamente trasversale da un punto di vista di schieramenti politici, dei sindaci rispetto alla finanza immobiliare. Sin dall'inizio la partita è stata impostata ed è stata accettata, e questo è stato un errore gravissimo, io credo, del mio sindaco, glielo ho detto e glielo continuo a ripetere. I club hanno detto: o fai come diciamo noi o peggio per te, ce ne andiamo fuori. In quel momento, da quel momento in avanti, è seguita tutta una catena di errori. Quando il Milan ha proposto aree vincolate come queste a Milano, a zona Maura, un amministratore normale avrebbe detto: una zona all'interno del Parco Sud, avrebbe dovuto dire lì non si può, punto. Il fatto di non averlo detto, il fatto di aver detto aspettiamo di vedere il progetto, è stato un qualcosa che ha rivelato agli occhi di tutti i cittadini una sorta di subalternità rispetto alla finanza immobiliare che sta giocando questa partita. Quando parliamo di dove localizzare un nuovo stadio, il sindaco ci ha detto, ci ha accusato di non portare delle proposte, delle risposte, delle alternative, eccetera. Il sindaco deve capire che realizzare un nuovo stadio non è come realizzare un campo da tennis. Un nuovo stadio sono 70.000 spettatori. Significa investimenti pubblici, significa strade, infrastrutture, parcheggi. Questo significa che a operare e a scegliere la localizzazione non deve essere il consiglio di amministrazione di una finanza immobiliare, deve essere l'assessorato all'urbanistica. E vi chiudo con una cosa fondamentale, perché io sono convinto che la soluzione di tutto sia la ristrutturazione del Meazza, dell'esistente stadio Meazza. Non ci sono alternative. Dobbiamo mobilitarci in tutti i comuni, in tutte le ore, perché deve essere ristrutturato lo stadio Meazza. Pochi ricordano che il Meazza è già stato un cantiere a cielo aperto dall'87 al 90 per il terzo anello dei mondiali, con gru, tiranti, strutture. Milan e Inter hanno continuato a giocare campionato, Coppa Italia e Coppa Internazionale, Coppa Europea.
Quindi ristrutturare si può, ristrutturare si deve, a metà dei costi e a zero impatto ambientale. Andate avanti così, andiamo avanti così.